voce di una ragazza che si chiama Laura Barile e che semplicemente ricorderà un po' com'era quell'atmosfera. Lei era molto piccola, però suo padre e qualchedun altro, nel frattempo, tipo Calamandrei, nel frattempo si parlavano e dicevano anche un po' qual era l'aria attorno alla nascita della Costituzione, vero? Laura, dai 10 minuti, perché torni a questo? Il problema è che devi tenere fermo quella qua. Sì, no, no, ma cominciata a ecco, questo va bene. Sì, sì, io vorrei solo rendere conto velocemente di un documento steso in quei mesi tempestosi e pieni di speranza e di futuro che precedettero la liberazione e pubblicato immediatamente dopo. Si tratta di un manuale intitolato Orientamenti per la Costituente, 100 paginette scritte da un giovane magistrato, Paolo Barile, è uscito dalla Nuova Italia nel 1946 con una prefazione di 2 paginette di Calamandrei. Perché un manuale? Appunto perché, come diceva Landini, la Costituzione deve essere spiegata, capita e chiarita a tutti i cittadini che abbiano la terza media, la terza liceo, il terzo anno di università. Dunque, il 25 giugno del 1944 era stata annunciata per decreto legge l'Assemblea Costituente, ma come disse Calamandrei, a scoppio ritardato, cioè la Costituente viene annunciata nel giugno del 1944, ma essendo ancora l'Italia settentrionale ancora occupata, in primo piano c'erano le esigenze militari della guerra. E dunque, come diceva Calamandrei, leggo, quel decreto legge aveva in realtà una portata rivoluzionaria, ma ce l'aveva perché era stato partorito da sommosse e da barricate. Non era stato partorito da sommosse e barricate da una rivoluzione, ma la tradizione scenografica delle violenze rivoluzionarie era resa inutile nel nostro caso dalla guerra, che era passata prima a spazzare il mondo con una furia devastatrice superiore a qualsiasi rivoluzione. Dunque, sulle macerie delle città erano state demolite anche le istituzioni. Non c'era più bisogno della rivoluzione perché il passaggio della guerra aveva reso già un fatto compiuto la distruzione. Ecco, è su questo che... Scusate, ma non ho un tavolo, quindi appoggio perché devo fare 3 o 4 citazioni diverse. E ecco, questo punto è importante perché per pensare a una futura assemblea costituente quando finirà la guerra ci vuole anche una situazione di sconvolgimento che richieda una nuova struttura. E nell'avvertenza dell'autore del libretto Orientamenti, di questo manuale Orientamenti per la Costituente, Paolo Barile scriveva: i saggi che seguono hanno un'origine assai semplice. Lo spunto derivò da alcune proficue conversazioni che lo scorso inverno tenni con alcuni amici, di cui molti assai più dotti e celebri di me, sull'argomento della Costituzione. Questo è scritto nel giugno del 1945. E l'inverno precedente è proprio l'inverno del 1944-1945. Dice Barile: i problemi che sorgevano mi interessavano grandemente dal punto di vista politico, oltre che da quello tecnico-giuridico.
e cercai, per quanto era possibile fare nelle presenti condizioni di guerra, di estendere le mie conoscenze in materia. Dunque, la ricerca avviene nell'inverno del 44. E quindi prima del 25 aprile è stata scritta con la data giugno questa avvertenza. Nel settembre del 44, dopo la liberazione di Firenze, nell'agosto, era avvenuta la consegna delle armi dei partigiani agli alleati, come forse sapete. Il 15 settembre c'è la prolusione che è stata citata nel primo intervento di Calamandrei come nuovo rettore dell'università, che fu pubblicata dal Psychological Warfare Branch Italian Headquarters, dagli alleati. Cioè, è curiosa questa cosa, perché io non ho visto altre... Ecco, quindi quella prolusione è... Siamo ancora... E questo è il clima, insomma, in cui nasce anche l'idea già di fare un manuale sugli orientamenti che avranno i costituenti. Ancora è tutto da fare. Siamo da una parte, come dire, a bocce ferme, e dall'altra invece nel tumulto di una guerra, di una rivoluzione, di un'avventura della resistenza, insomma. E col titolo l'Italia ha ancora qualcosa da dire. E il corso che Calamandrei comincia, quell'inverno 44-45, ha il titolo Appunti di diritto costituzionale e il giurista qui imbocca la via del costituzionalismo e verteva questo corso sul concetto di legalità, cioè sono le dispense di quel corso. Il concetto di legalità perché con tutto quello che appunto c'è dietro dal punto di vista della storia d'Italia e dell'Europa di quel momento, i costituenti si preoccupano anche della, diciamo, della legalità della loro figura e della loro opera. D'altra parte, ha scritto Paolo Verini più tardi, in un libro 22 saggi su un grande maestro del 90, la rottura col passato era avvenuta nel 44, quando i comitati di liberazione nazionale avevano assunto la funzione di direzione politica del paese. E dunque, nel 45, ricorda l'autore, Paolo Barile, uscito dalla resistenza, militavo fieramente nelle fila del Partito d'Azione. Avevo vinto il concorso in magistratura, ma mi era rimasto il desiderio di occuparmi di diritto nelle aule universitarie. Naturalmente, il tema che affascinava noi giovani antifascisti era, all'epoca, quello della libertà nelle democrazie. Vorrei dire ancora due punti. Vorrei ancora chiudere, citare la chiusura di questa avvertenza. No, non importa, è ancora più confusa. Nella chiusura, no, grazie. Cioè, allora, l'avvertenza di Paolo Barile si chiude con questa frase: il popolo italiano ha bisogno di essere scosso dal suo più che ventennale letargo e non può non interessarsi fin d'ora ai modi in cui sarà tutelata domani l'espressione della sua volontà e l'esercizio della sovranità che gli spetta. Ecco, io vorrei proprio sottolineare la preoccupazione che caratterizza questo gruppo di uomini e di giovani, e da giovani ai vecchi, far capire come, come sia importante per la nostra capacità di far sentire la nostra voce di popolo, di cittadini qualsiasi, rendersi conto di che cosa c'è scritto nella Costituzione. Ed è questo il tema fondamentale della presentazione, sono due paginette di Calamandrei, che dice: in questo campo
cioè nelle questioni di diritto costituzionale, politica e diritto si completano e si sovrappongono. E chi vuole essere orientato politicamente deve necessariamente orientarsi in termini di tecnica giuridica. Ecco gli orientamenti per la Costituente. Dunque, è molto importante questo discorso, perché è questa unione fra un discorso politico e la conoscenza dei meccanismi fondamentali del diritto costituzionale. Però, appunto, diceva, non esistono manuali e quindi noi abbiamo pensato a affidare a un giovane, per ora ancora magistrato, perché tale era, e qui parla proprio di Paolo Barile, che è l'autore, e dice l'autore, un giovane magistrato, che si è formato prima che negli studi nella lotta politica clandestina. Egli considera il diritto come una cosa seria e l'ha dimostrato, prima che nello scrivere queste pagine, nel resistere con virile fermezza alle persecuzioni, alla prigionia, alla tortura. E finisce con una notazione stilistica sull'antiretorica di queste pagine, della scrittura di queste pagine, che era poi la cifra di tutte della voce di Paolo Barile. Vorrei ancora, io non entro nel merito perché non è la mia, non sarei in grado di farlo, ma voglio soltanto sottolineare che nell'indice ci sono varie voci: sovranità popolare e rappresentanza politica, controllo dei rappresentanti politici e sistema unicamerale o bicamerale, repubbliche democratiche, poi lo sguardo d'insieme, ma che occupano 10 pagine. Ma nel cuore di questo indice c'è una voce, un capitoletto, che si intitola Democrazia nelle elezioni. E È lungo il doppio degli altri capitoli, cioè al sistema elettorale e alle elezioni e all'importanza che ha il sistema elettorale, il manuale dedica il doppio delle altre voci. A questo proposito ho portato qui anche un opuscolo che era il numero 3 delle guide all'educazione democratica e si intitolava Sistemi elettorali, scritto da Paolo Barile, DGL, Giustizia e Libertà, avevano questa serie, e che era stampato dal Partito d'Azione. E anche qui appunto c'è una storia di vari sistemi elettorali e poi insomma con grande chiarezza un'esposizione dei pro e dei contro. Anche qui non entro nel merito. Dunque, chiudo con un'ultima notizia che forse non tutti sanno e che ho trovato in una prefazione di Valerio Nida alla Costituzione distribuita anni fa dalla Repubblica. Una disposizione transitoria e finale, la 18ª della Costituzione italiana, che dice: il testo della Costituzione è depositato nella sala comune di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. Era uscito sulla Gazzetta Ufficiale alla fine del 47 questo testo della Costituzione, e per tutto l'anno 1948 era prevista e fu esposto nella sala comune di ogni comune. E poi aggiungeva: la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Ecco dunque che la Costituzione, ora è andato via Landini, ma non è scritta per gli addetti ai lavori, i politici
o i funzionari pubblici, ma per tutti i cittadini. E questo era il senso che hanno detto. Grazie. Grazie. Dunque, adesso siamo arrivati a un punto in cui volevo introdurre anche un altro grande gufo che non c'è oggi, che è Stefano Rodotà.